oggi coloriamo i fondi ruvidi. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te a questa nuova lezione del corso di disegno. Ancora lezioni basiche per chi vuole imparare a colorare nel modo giusto. Oggi ci occuperemo di quel fastidiosissimo inghippo che regalano alcuni fogli ruvidi. Lasciano quelle trasparenze bianche, quelle palline bianche tra la passata di colore e il fondo più profondo della ruvidità. Innanzitutto vi dico subito che la prima cosa da scegliere bene è il foglio. Quando ormai si vuole disegnare a livello buono, non si può più comprare fogli a casaccio, ma bisogna orientarsi verso una grana di carta e una grana di ruvidità che sia compatibile sia con la materia con cui andiamo ad operare, quindi con le nostre matite colorate, con la grassezza delle nostre matite colorate, e quindi di conseguenza scegliere quella più opportuna al caso nostro. Non tutte le carte infatti sono uguali, ma ci sono dei metodi universali per colorarle in maniera uguali tutte. E allora noi spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a debellare i pallini bianchi dal foglio ruvido. Ed eccoci pronti per scoprire i facilissimi trucchi per far scomparire quegli antiestetici bucherelli che rimangono bianchi quando disegniamo sul fondo ruvido. È una cosa che mi chiedete spessissimo e a cui io non ho risposto prima perché volevo che voi trovaste la soluzione, però continuate a chiederlo, quindi adesso bando alle ciance e vediamo di darvi una mano in maniera fattiva. Cominciamo subito con il creare appunto quello che è il problema. Quindi non ho carte particolarmente ruvide, sto lavorando su una carta d'acquerelli della Canson e vado a creare la mia coloritura tutta piena di buchi, come potete vedere. Il problema non si pone tanto quando dovete infittire il tono, quindi quando dovete ripassare più e più volte sul tono, ma il problema si pone soprattutto quando dovete lasciare un semitono, quindi un tono non pieno, perché ovviamente se io devo fare questo lavoro, sì, la grana si vede, però vi ho spiegato che basta cambiare il verso della coloritura per riempirne tutti i fori. Dove ve l'ho spiegato? Dove vi ho spiegato come si colora con le matite colorate. E come vedete anche carte antipatiche come questa si compattano perfettamente, basta cambiare il verso. Però prima diamo una bella colorata tutta in un verso, poi arrivati a più di metà della scala tonale si può girare. Differente cosa è se io invece non posso spingere troppo il colore fino ad arrivare a questo, ma voglio dare una sorta di omogeneizzazione al tutto. Anche in questo caso la prima cosa da fare è sempre cambiare verso per un'altra passata, almeno un'altra passata, in modo che la grafite si spanga su tutto. E poi possiamo prendere un vecchio pennellino e ripassiamo così molto velocemente su tutto. È bene che il pennellino abbia setole corte e anche abbastanza rigide, perché questo porterà a non flettersi troppo e a strusciare, diciamo così, le particelle di colore sin dentro alle profondità dei buchini. Questo però è un effetto blandino, diciamo così, non è un effetto veemente di sfumatura. Non ci saranno più buchi bianchi, ma diciamo così, ci saranno rosa. Vi faccio vedere da vicino. Voilà, vedete la differenza tra questi che sono netti e questi che sono un po' più sfocati. Altro modo è il classicissimo sfumino, ok? Con lo sfumino noi ci mettiamo piano piano e anche lì ripassiamo su tutto, facendo sì che la grafite vada ad inserirsi su tutti i buchini. Ok? Vedete come piano piano
Non c'è più questa divisione fondo del foglio colore, ma diventa tutto più omogeneo e diventa ancora più sfumato con lo sfumino che non col pennellino. Ok. Ma anche qui buchi bianchi non ce ne sono più. Ora, visto così, la cosa dice poco, ma in un disegno grande, in un disegno omogeneo, dove quello stagliare di puntini bianchi distrae l'occhio, è molto molto importante dare anche questa campitura di colore omogeneo, perché da lontano l'occhio vede tutta questa immagine come una singola macchia, mentre vedrebbe questo come il disegno della zigrinatura del foglio. Quindi è molto bene avere sempre tra gli strumenti uno sfumino o un pennellino. Il terzo è veramente il più semplice di tutti, ma anche quello più sconosciuto di tutti, mi sono resa conto. Se avete un temperino, naturalmente è meglio, ma sapete che a casa del calzolaio le scarpe sono sempre rotte. E allora cosa si fa? Si tempera leggermente il colore, così, e si butta sul foglio la polvere della matita temperata. Io qua sto simulando la temperata della matita. Ok, va bene così, va bene anche questo pochino di polvere. Si prende un fazzolettino di carta o se ce l'avete uno sfumino e col dito si fa questo lavoro. Questo è il mio metodo preferito perché sì, i toni rimangono differenziati, ma nel rimanere differenziati sono il più omogeneizzati possibile. Poi posso decidere io l'intensità aggiungendo o no ancora matita e soprattutto non vizio il disegno con l'aggiunta di altri colori, quindi non lo faccio diventare una tecnica mista, per esempio con l'aggiunta di pastelli o con l'aggiunta di altro, gessetti, quello che sarà per essere, molti fanno così, ma semplicemente attraverso la mia matita riesco ad ottenere anche su un foglio ruvido una situazione di leggerezza, di sfumato, di poca rigidità. Quindi, come vi dicevo, dal meno efficace, secondo me, al più efficace, ma dipende anche molto da quello che voi volete nel vostro disegno. In generale, tutte e tre queste tecniche a una debita distanza, quindi a una giusta distanza dal vostro disegno, pacificano quello che è il rapporto del foglio con il fondo. Io continuerei per esempio un altro pochino qua, se fosse un mio disegno, e cercherei quindi di omogeneizzare ancora di più. Ma come vedete, qui la texture del foglio rimane più evidente, seppure buchini bianchi in realtà non ce ne sono più. Vi faccio vedere. Ok, quindi decidete voi da questo momento in poi come far sì che i vostri buchini bianchi scompaiano dal foglio. Vi faccio vedere adesso di nuovo com'era la base di partenza per renderci conto di come cambiano i toni, no? Questa è pulita senza con i fori bianchi, primo, secondo, terzo, e poi invece il colore portato a tono benissimo, sparato benissimo, diciamo così, portato al massimo della vibrazione. La combo più bella che non vi ho fatto vedere è questa, aspettate, cioè grafite, non ve l'ho fatta vedere perché vabbè, se avete lo sfumino vuol dire che già lo usate, quindi questa soluzione già la conoscete. Comunque, se dovete cominciare, e posso suggerirvi la combo migliore, è questa qua: polvere, sfumino, e guardate come l'effetto combinato del secondo e del terzo dia veramente un effetto stupendo. E voilà, per
perché non usare il dito nel fare tutto ciò? I motivi sono due. In primo, perché il dito ha sempre una patina di grasso che può sporcare e quindi può fare diventare patinato appunto il colore, ed è bruttissimo da vedere perché crea proprio delle palline più lucide e più evidenti. Il secondo motivo, perché il vostro dito nello sfregamento, già il vostro dito ha un calore abbastanza spiccato perché siete vivi, grazie a Dio, quindi siete caldi. In più, sfregando, la cera contenuta all'interno della mina rinviene, e idem problema di pallina che sopraggiunge inesorabile. Quindi andate con gli strumenti preposti per il disegno, e se dovesse subentrare qualche pallina, taglia balza a spezzarla. Punta del taglia balza spezza le problematiche, certo non andando a grattare, ma semplicemente sfregandolo leggerissimamente. Vedrete che è un ottimo strumento valido per sistemare quelli che possono essere i disegni dati da macchie, da troppa apposizione di pigmento, e quindi può sistemarvi un bel lavoro quando per esempio in un attimo si è ceduto o si vuole sistemare qualcosa. Quindi ricapitoliamo: tono portato all'esasperazione, quindi spinto forte, quindi abbiamo qui l'aggiunta per sovrapposizione di diversi toni con cambio direzionale per chiudere tutti i buchi. Poi mezzi toni unificati con pennellino, mezzi toni unificati con sfumino, mezzi toni unificati con polvere di matita, mezzi toni unificati con polvere di matita e sfumino. A ciascuno il suo, divertitevi a sperimentare. Io vi aspetto di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Delle ovvietà, ma delle ovvietà a cui uno certe volte, trafelate nel lavoro, nell'esplicazione della propria arte, non pensa. Il mio metodo preferito è quello di polverizzare un pochettino di matita e poi con lo sfumino diffonderla. Scegliete voi il grado di compattezza della coloritura che preferite e quindi agite di conseguenza. Bene, spero che questo video, che non dice secondo me nulla di particolare, ma già che le domande sono state tantissime su questo argomento, ho voluto farlo, spero che vi sia stato utile e che abbia soddisfatto le vostre curiosità. Ora, allenatevi e ricoprite tutti i pallini bianchi dei vostri disegni. Parentesi, non sempre il pallino bianco è una bruttura o un inestetismo. Molto spesso la grana col pallino bianco sotto dà quella rugosità al soggetto che aiuta la materia che si va a disegnare. Se io devo disegnare un'arancia, un qualcosa di molto... a me è venuto in mente un'arancia, ma anche, che ne so, un muro o determinati tipi di alberi. Il foglio ruvido, per esempio, e questa sua micro presenza di puntini bianchi può anche aiutare nella lettura estetica del disegno, ma se proprio ci danno fastidio, questi sono i piccoli rimedi. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un pollice in su e regalate a qualcuno dei vostri amici il corso di disegno condividendolo sulla vostra pagina Facebook. Io vi ringrazio, vi do appuntamento anche sui miei altri canali, Due Cuori Una Cappa ed Ombretta, e noi ci vediamo sempre qui al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima e allenatevi!